Conigliano Arelli. Quindi oggi come vai a decifrare questo tipo di partita? Ti è piaciuta la squadra? Ti aspettavi qualcosa di più? Tu hai fatto una gran parata nel secondo tempo. No, guarda, oggi secondo me è stato un buon test, diciamo, soprattutto per vedere a che punto stavamo, cioè sia comunque fisicamente sia sotto l'aspetto tattico. E credo, analizzando tutta quanta la partita, credo che sia stato un buon test, perché anche quando abbiamo preso gol abbiamo ripreso subito comunque a giocare e abbiamo preso due gol su calci piazzati, quindi l'ultimo e il terzo che secondo me eravamo un po' stanchi, però credo che guardando il test in modo globale credo che sia stato un buon test. Anthony, si è parlato sui giornali di un possibile interessamento del Catania per i tuoi confronti, c'è qualcosa di vero, ti sorprende? Raccontaci un po'. Ma no, sinceramente con il mio procuratore abbiamo già deciso di stare qui a Terni e quindi non so se c'è comunque interesse o no, però la mia volontà comunque c'è di star qui, continuare qui e far bene qui e provare a portare la Terni dove merita. Adesso di questo 4-2-3-1, chiaro che la fase difensiva deve essere particolarmente accorta, no? Nel senso, una squadra un po' sbilanciata in avanti, come ti trovi? Sbilanciata sì, comunque facciamo un calcio propositivo, quindi sono 3 settimane che comunque lavoriamo per questo. Però se andiamo a vedere anche le palle gol create da loro, alla fine tolti 2 calci piazzati, una parata mia e un gol comunque al 90esimo. Quindi credo che, nonostante sia un calcio offensivo, credo che anche dietro le cose vanno bene. Ora non è tempo di star guardare il risultato, è tempo di star guardare comunque alla gamba, alla tattica, e dobbiamo solamente crescere e questa partita prendere spunti positivi e continuare a lavorare. Il mister Lucarelli ha detto in conferenza stampa che tu sei un punto fermo per quanto riguarda la difesa della porta. Te l'avrà detto anche a te. Ma io lo ringrazio per la fiducia, però credo che questa fiducia va comunque guadagnata tutti quanti i giorni in allenamento e in partita, quindi io, o titolare o no, cerco sempre di fare il massimo e soprattutto adesso che ho comunque la fiducia piena che mi ha dato il mister, però questo non vuol dire, cioè, vuol dire solo che devo continuare a lavorare ancora di più e cercare di comunque guadagnarmi sempre la sua fiducia. Grazie.